sulle animazioni ispirate ai temi biblici della creazione, la riflessione. 5.000 ragazzi seduti semplicemente per terra sul sagrato del Duomo. I cantanti famosi come Davide Van der Sfross e quelli che speriamo lo saranno, come i componenti delle tre band che hanno partecipato alla campagna di Cresciuto in Oratorio e vinto il concorso musicale. Insomma, tutta la festa che ci vuole per presentare l'oratorio estivo della nostra diocesi, quest'anno intitolato Detto, Fatto, Meravigliose le tue opere, e per conferire il mandato agli animatori. Sul palco non c'è il cardinale Scola, che non è potuto intervenire per un'indisposizione, ma il vescovo Pierantonio Tremolada, vicario episcopale di settore. Con lui il direttore della fondazione degli oratori milanesi, don Samuele Marelli. Tra immagini, slide che passano sul megaschermo e i messaggi che in tempo reale arrivano da ogni parte della diocesi, il vero messaggio che emerge è uno e grande. È bello andare all'oratorio, ma è ancora più bello farlo, viverlo fino in fondo come esperienza di crescita personale comunitaria. Come del resto ampiamente testimoniato, il successo di Cresciuto in Oratorio, l'iniziativa degli oratori delle diocesi lombarde, nata con lo scopo di ribadire il ruolo centrale degli oratori nella nostra società. Un'esperienza all'oratorio, appunto, non solo di divertimento sano, ad esempio ben 60.000 sono stati i ragazzi che hanno visitato l'anno scorso il parco di Acquatica con i loro oratori, grazie a un accordo che prosegue anche quest'anno, come spiega il presidente del CSI Milano Massimo Achini, ma di vera formazione. E così, durante la serata, come annunciato, vengono presentate le tre band, che avranno l'onore il 9 giugno prossimo di aprire il concerto di Davide Van der Sfross allo stadio di San Siro. Siete uno dei tre gruppi che avete vinto e siete stati scelti da Van der Sfross. C'è un po' di emozione, Omar? Beh, direi tanta emozione, infatti non ci crediamo ancora. È stata proprio una sorpresa quando Marco mi ha chiamato, mi ha detto: guarda che mi hanno chiamato quelli del concorso Crescere in Oratorio e siamo passati. Incredulo, gli ho detto: no, dai, non dire stupidate. Però invece è così e non ci crediamo ancora che siamo qua in Piazza Duomo a aspettare che dicano il concorso. Che... Marco, ma canterete a San Siro, ragazzi? Bruce Springsteen, la Pausini, Eros Ramazzotti, insomma siete gli stessi. Sì. Infatti prima, ridendo e scherzando, mentre scendevamo in macchina, quando sentivamo gli artisti cantare: oh, ma questo qua ha cantato a San Siro, canteremo anche noi, o questo qua non ha cantato a San Siro. È veramente una cosa incredibile, una cosa inaspettata. Poi, prima della preghiera e del mandato, la riflessione a partire dalla pagina del Vangelo di Matteo al capitolo 6. La parola di Dio, dice Monsignor Tremolada, è l'unica capace di darci quanto vogliamo davvero. Il riferimento è allo sguardo. Vorrei invitarvi a tenere presente questo aspetto molto semplice ma molto importante. Ricordatevi che i ragazzi che voi accompagnerete nell'oratorio di quest'estate vi guarderanno. Voi per loro siete gli animatori, i loro animatori. Guarderanno quello che fate, guarderanno quello che siete. La differenza, suggerisce ancora il vescovo, è tra essere animatori o farlo semplicemente. Il vostro sguardo su di loro sia uno sguardo carico di rispetto e di affetto. Voi siete più grandi di loro. In un certo senso siete i primi con cui tendono a identificarsi. Poi ci sono quelli ancora più grandi, ma voi siete i più vicini. E mentre vi guardano e vi ringraziano, ecco, sappiate che attendono da voi uno sguardo che abbia questa caratteristica. Mi permetto di raccomandarvelo tanto. Aiutateli ad avere lo sguardo giusto sul mondo, uno sguardo possibilmente sereno, che è tipico dei ragazzi, e fate in modo che lo possano avere perché incontrano il vostro. Dalle parole del profeta Isaia, tu sei prezioso ai miei occhi, la consegna. Ognuno di noi è guardato con rispetto e affetto da colui che ci ha fatto esistere, che ci ha creato e per il quale noi siamo molto preziosi. Ai suoi occhi noi siamo preziosi. Questo dunque è l'augurio
ma se mi permettete anche il mandato. Non dimenticatelo, questo aspetto dello sguardo. Ogni volta che vedrete il logo, concentratevi su quei due volti. Quei due volti siete voi e sono i vostri ragazzi. È lo sguardo che vi scambiate e che deriva dallo sguardo che il Signore ha su ciascuno di noi. Vi domando dunque, siete disposti a lasciarvi educare da Cristo per poter servire davvero i ragazzi che vi sono affidati? Sì. Grazie per la vostra disponibilità. Allora, avete vinto anche voi. Non è poco, come prima cosa, esibirsi a San Siro. Che emozione! Guarda, è arrivare a qualcosa di veramente importante, un posto dove io ho visto i miei miti, da Bruce Springsteen a Hyper Jam, suonare su un palco veramente storico per la musica mondiale, è qualcosa di indescrivibile, assolutamente indescrivibile. Tu sei milanese di adozione, ma ormai... Adottato, sì, origini genovesi, però ormai dopo 7 anni a Milano mi considero di adozione milanese al 100%. Siete di una parrocchia di Milano? Sì, siamo di Greco, San Martino e Santa Maria Goretti, diventata comunità pastorale Giovanni Paolo II, e siamo nati lì, diciamo, i tre membri abbiamo fatto il nostro primo concerto in oratorio ed è stato molto divertente ai tempi. Poi dopo 9 anni abbiamo passato un po' di locali di Milano, abbiamo girato un po' la Lombardia, insomma. Ascolta, essere cresciuti in oratorio dà una forza in più, visto che il concorso si chiama Cresciuti in Oratorio. Beh, sicuramente trovi un ambiente accogliente dove c'è rispetto delle persone, attenzione alle persone e attenzione al singolo. Quindi lì, cioè, tendenzialmente nessuno viene lasciato indietro. E quindi c'è opportunità di crescere, si dà spazio ai giovani e è una cosa molto bella.